Lei ha coordinato l'attività d'indagine che ha portato alla contestazione dell'Associazione a delinquere delle truffe a Vanna Marchi, Stefania Nobile e Francesco Campana? Sì, già dall'inizio, cioè dal momento in cui è andato in onda il programma televisivo Striscia la Notizia, che peraltro ho guardato personalmente, dalla quale poi è scaturita il tempo, quindi la notizia, questo... sì, il programma di Striscia è andato in onda il 27 e 28 di novembre del 2001. Una nostra telespettatrice ci ha chiamato perché il mago che lavora con Vanna e Stefania Marchi, il maestro Don Nascimento, le ha telefonato dopo averla sognata, chiedendole 300.000 lire per una quaterna vincente. Niente, ha vinto. Neanche un numero. Ma neanche un numero. Non ho vinto niente. La signora a questo punto chiama l'ufficio di Vanna Marchi per protestare e le rispondono che la mancata vincita dipende dal sale contenuto insieme ai numeri della busta inviata dal maestro Don Nascimento. Il sale doveva infatti sciogliersi in un bicchiere d'acqua e siccome non si è sciolto le dicono che è soggetta a influssi malefici che la mettono addirittura in pericolo. Cosa è successo? Niente, non è successo. Il sale è ancora lì? Che cosa? Il sale è ancora lì? Sì, intatto. Lei deve pagare al ricevimento del pacco la somma di 4 milioni per questo lavoro. Io l'avviso prima, non facciamo iniziare un lavoro al maestro e non mi faccia venire lì una persona di fiducia perché per noi sono spese, sì. Perché se lei non me lo ritira, mi creda, le torna tutto contro e poi chiaramente dobbiamo iniziare un'azione legale contro di lei. Ma nel momento in cui me lo conferma, io sto registrando la telefonata, lei lo deve ritirare. Sono stata chiara? Grazie. Però lei sarebbe chi? Chi sarebbe? Da parte del maestro. Da parte del maestro, la persona di fiducia che mi ha detto che doveva mandare? Sì, sì. Lei la persona al braccio del... E dopo pochi minuti la signora decide di ritirarsi, cioè non vuole più sborsare i 4 milioni. Telefono al maestro per dirglielo. Sentite cosa succede. Io non ce la faccio. Non ce la faccio a consegnare i soldi, abbia pazienza, ho cambiato idea. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio, paura. Mi dica questo un attimo. Sì. Signora? Sì? Ascolti, io sono Stefania Marchi, signora. Allora. La figlia di Vanna Marchi. Sono la figlia di Vanna Marchi. Sì, la sua come telefonata è iniziata ieri mattina, signora. Lo so, lo so. Ha tenuto impegnati tutti, signore maestro. Ah, ma non l'ho mica detto ieri io. Ieri mattina sì. Adesso. Sì. Allora. Mica detto io di chiamarmi, eh. Allora, signor, lei adesso cosa intende fare? Mi dispiace, devo rinunciare. Non ce la faccio proprio. Allora, lei rinuncia, io vado dai carabinieri. Va bene. Va bene? Va bene. Perché lei, signora, si merita di essere veramente... Lei merita tutto il male del mondo, signora. Allora, mi spieghi perché il maestro ha dovuto lavorare... Guardi, io stanotte non ho mai dormito. Abbi pazienza. Sì. Ho paura. Io le assicuro, lei non ha dormito stanotte, lei non dorme più, signora. La saluto. Va bene. Sono perseguitata giorno e notte da questi. Noi eravamo venuti per consegnare questo tapiro di sale, chissà dove saranno andati a finire Vanna Marchi, la figlia e il maestro Don Nascimento. Io sono stata arrestata su una cosa che si chiama tapiro di sale, quindi non posso non parlare. Operazione tapiro di sale. Una cosa è certa, ogni qualvolta io sento persone che affermano. Ho telefonato a Vanna Marchi. Ho dato i soldi a Vanna Marchi, io mi sento morire. Buonasera, questa sera iniziamo con raccontarvi il processo celebrato nel Tribunale di Milano presieduto dal dottor Paolo Micara, che vede seduti sul banco degli imputati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile.
In questo processo manca l'altro imputato, il mago o il maestro di vita Don Nascimento, e manca perché ha patteggiato, è stato già condannato a 4 anni ed è dopo questo, però è un patteggiamento che è avvenuto con lui latitante, perché il mago Don Nascimento è scappato e non sappiamo più dove si trova. Il processo che vedremo stasera si svolge tutto intorno alla società Asché, che era una società che attraverso più di 40 televisioni promuoveva televendite con 2 linee, una dimagrante, gli sciogli pancia e le antirughe, e l'altra la linea esoterica, i numeri, la vendita di numeri fortunati e la vendita di consulti. Ebbene, secondo l'accusa, proprio secondo questa seconda linea, quella dei prodotti esoterici, serviva a Vanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile per catturare clienti e per estorcere loro grosse somme di denaro. Tutto filava liscio finché una cliente, la Fosca Marcon, con l'aiuto di Striscia la Notizia, ha deciso di tendere una trappola. È la mazurka di periferia, scaccia pensieri, fantalleria. Signora Marcon, lei che titolo di studio ha? Elementare. Cosa? Elementare. Le elementari. Elementare. Che lavoro fa o ha fatto? Ho sempre lavorato di cucina. È sposata, figli? Sono vedova, 2 figli. Ha 2 figli. Vedeva in televisione le trasmissioni di Vanna Marchi? Sì. Le vedeva abitualmente o saltuariamente? Saltuariamente, anzi quando la vedevo giravo. Signori, vi insegno come trasformare 1.000 lire in 80 milioni. Bene, allora, veloci, dinamici, svelti, nome, cognome, numero telefonico e basta, vi richiamiamo noi, grazie. Quando e come ha contattato? Non ho contattato, sono stata contattata, sono stata chiamata da una segretaria. Ha detto sono segretaria di Vanna Marchi, e Vanna Marchi si è sognato di lei, ci sono dentro i numeri dell'otto. Queste sono le parole esatte che mi ha detto. Lei non aveva mai assunto l'iniziativa di chiamare? No, per carità, no. Lei non aveva mai chiamato per i numeri dell'otto. Aspetta, signora, però per favore, risponda alle mie domande piano. Le ripeto, aveva mai chiamato per comprare i numeri dell'otto? No. Aveva mai chiamato per comprare prodotti di altro tipo? Un paio d'anni fa, sì, avevo. Un paio di anni in precedenza aveva telefonato per acquistare che cosa? Un prodotto dimagrante. Un prodotto che però non ha fatto nulla. Per me è acqua fresca, acqua colorata. Acqua colorata. E non ho più ordinato nulla. Dopodiché le arriva questa telefonata, che cosa le dice questa voce femminile? Che Vanna Marchi si è sognata di me. Vanna Marchi in persona l'aveva sognato, il mago Don Nascimento? Vanna Marchi. Questa domanda della difesa nasce per il fatto che molti altri testimoni hanno sostenuto che era il mago a sognare i numeri fortunati e a Vanna Marchi nessuno aveva mai fatto riferimento. Che Vanna Marchi si era sognata di me. E che cosa avrebbe dovuto fare? Avrei dovuto prendere i numeri dell'otto. Prendere i numeri dell'otto? E io al momento ho detto sì, me li dia. Pensavo che me li dava per telefono. E poi fa no, gli deve ordinare la busta, e questa busta c'ha un costo. E ho detto, quanto costa? 300.000 lire, c'erano ancora le lire allora. E io ho detto, lasci perdere che non mi interessa. Quando ho sentito 300.000 lire, mai più che spendo 300.000 lire per i numeri dell'otto. Ho detto, diventerà miliardaria, diventa... Ma io le contesto che nella sua querela, datata 15-12-2001, lei invece ha detto, avrei vinto 440 milioni. Può darsi che mi dimentico qualche cosa. Adesso non mi ricordo cifre. Non... Quindi è probabile che fosse giusto quello che disse all'epoca? Non all'epoca... Niente bene, sono passati più di 3 anni. Certo, a me interessa che appunto se non ricorda, credo sia giusto dica non ricordo. La vincita all'otto non è determinata dalla bravura di un cartomante
o dalle capacità sensitive di una persona. La vincita all'otto è determinata da quanto uno gioca. Cioè, giochi 1.000 lire e fai una quaterna, vinci 80 milioni, parlando a quell'epoca. Giochi 2.000 lire e ne vincerai 160. Ma questo non era Don Nascimento a dirlo, eh? Questo è l'otto che lo dice, non Don Nascimento. Quindi trovo assurdo che alcune persone dicano: mi era stata vista, avevano visto sulla mia persona, sulla mia data di nascita, una vincita di 870 milioni all'otto. No, non è possibile, perché questo era in funzione di quanto giocavano. Se non che poi, raccontandolo al figlio, lui ridendo, poi senti questa che proposta mi fa, niente, lui senza, all'improvviso, senza dirmi niente a me, ha inviato un'email a Striscia Notizia. Però tanto in aria il tuo sombrero, fate sempre tanto compagnero. Noi abbiamo centinaia, migliaia di segnalazioni che ci giungono in redazione e ci sono degli autori che sono preposti alla scelta e fanno una cernita in base, diciamo così, ai servizi che sembrano più interessanti. Questo della signora Marchi è stato dato a me. Ed è proprio a questo punto che la signora Marcon, insieme a Striscia la Notizia, inizia a tessere quella tela nella quale dovranno rimanere intrappolate Vanna Marchi e i suoi complici. Ma lei alla fine ci faccia capire, questi numeri li ha acquistati o non li ha acquistati? Poi di proposito, ho detto voglio vedere dove arrivano, a loro ho chiamato io. E le ho detto, ho pensato di tentare la fortuna. Prima le ho detto di no, adesso voglio le buste. Va bene, e mi hanno mandato le buste. Lei è sicura che fossero due persone ad avere effettuato la consegna? Con le buste dei 300.000 lire. Esattamente. Sì, due persone. Ed erano, per quanto lei ne sa, o per quanto ricordo, sulla base di ciò che le hanno detto o di come erano identificabili, erano dipendenti delle poste? O incaricati? Ma assolutamente, no, anzi le dirò di più, mi hanno guardato in un modo come dire, povera stupida, perché paghi? E io lo sapevo perché pagavo, perché ho detto voglio vedere fin dove arrivo. Quindi la risposta è, erano? Non erano delle poste. Come? No. Erano o non erano? No, nel modo più assoluto. No. E il pagamento verosimilmente mi ha risposto. Ho dato la busta nel cancello, l'ho fatto. Sono spariti, ma mi hanno guardato proprio come dire... C'è cascata anche questa. Sei brava. Invece io sapevo perché volevo pagare. È chiaro che la difesa sottopone la testimonianza della signora Fosca, che è una, bisogna dire, delle testimonianze principali, dei testimoni principali, ad un vaglio scrupolosissimo. Infatti anche qui nelle carte del processo c'è qualcosa di leggermente diverso da quello che ha riferito la signora, e cioè che i primi pacchi, quelli contenenti, i primi inviati contenenti i numeri vincenti, di solito venivano inviati per posta e non dal corriere. Che cosa c'era dentro questa busta? Questa busta, loro mi hanno detto di telefonare quando ricevevo, che mi davano le istruzioni, e perciò io non l'ho aperta perché ho detto prima chiamo e poi mi dicono cosa devo fare. E così ho fatto, chiamato, signora ha aperto, no non l'ho aperta perché non voglio fare cose di testa mia che poi dice che non ho vinto perché ho fatto di testa mia. Guardi dentro, c'è un sacchettino di sale, che poi se era sale non si sa. Beh, quel sale lì lo deve mettere in un bicchiere di acqua pulita e lo deve mettere al buio. E così ho fatto, per 7 giorni, certamente, 7 giorni, si aveva diritto di recesso 7 giorni. 7 giorni passavano col sale al buio, perciò il diritto di recesso... Vabbè, adesso lasciamo perdere il diritto di recesso. Sì. Lei doveva mettere il sale dentro un bicchiere di acqua pulita al buio. Sì. E così ho fatto. Nel frattempo ho giocato ed è passata una settimana. Non ho mai vinto, perciò ho richiamato dietro loro consiglio. Di richiamare se non vincevo, che mi cambiavano i numeri. Lei che cosa ha detto a questa operatrice? Ho detto, non ho vinto, è passata una settimana, i famosi 7 giorni, non ho vinto. Non ha vinto, ma pensi, mi fa proprio così, signora, è una tragedia, ma lo sa che lei c'ha il malocchio. Il malocchio, io che assolutamente non ci credo, e poi avevo deciso proprio di vedere dove volevano arrivare, mi veniva da ridere, cercavo proprio di trattenermi dal ridere. Ma dici davvero? Sì, signora, per forza non ha vinto.
C'ha il malocchio, ma con chi vive? C'ha una figlia. E magari è lei che ci ha attaccato il malocchio, ma non mi dica sciocchezze, per l'amor di Dio. O qualche vicino di casa, ma non lo sa che... Ma io non ci credo comunque, ho detto. E vabbè, è finita lì la telefonata, al momento è finita lì. Ma non le chiesero mai l'esito del sale? Perché lei aveva riferito che le avevano mandato anche del sale, sì, no? Sì, ecco, sì. Ma non ci fu un momento in cui le chiesero verifica di... Prima hanno chiesto l'esito del sale e poi mi hanno detto che... Ecco, no, perché questo è un passaggio che era mancato. Poi non si è sciolto il sale. Come l'ha trovato, mi ha detto. Ho detto, come l'ho messo via? È uguale. Non si è sciolto. Quindi l'ordine è, non sono usciti i numeri. Guardi il sale non si è sciolto, disastro. Questo disastro. È l'ordine. Disastro, ecco. Malocchio. Quindi il malocchio era collegato al fatto, a loro dire, che il sale non si fosse sciolto. Poi, dopo forse un giorno e mezzo, così, mi hanno richiamato loro e mi hanno detto, signora, il maestro di vita ha preso a cuore la sua situazione, guardi che non le lascio indietro una parola, e questa è la pura verità, queste sono parole che dico io adesso. Ha preso a cuore la sua situazione e vorrebbe toglierle quel malocchio. Però c'è tanto lavoro da fare. Sono resa conto, maestro, che in Italia chi sa cosa vuol dire la parola consulto lo sanno forse in 100. Allora c'è chi chiama e dice voglio parlare con il signor consulto, che saresti tu. Allora lui non si chiama consulto di nome gratuito di cognome, eh? Lui si chiama maestro Don Nascimento. Il signor consulto qui non lavora. Mi sono spiegata, maestro? Sei stata chiara. Allora, se il maestro ritiene opportuno che facendo un determinato lavoro la vostra situazione potrebbe cambiare, allora vi prospetta cosa dovete fare e a quel punto vi dice anche cosa dovreste pagare. E io ho detto con Paolo, ma che lavoro è per togliere un malocchio? Ma dentro di me ridevo, gli dico la verità. E fa, ma deve lavorare molto, però ha un costo. Quanto costa? 4 milioni. E io ho detto, dove vado? Sono una pensione, dove vado a prendere 4 milioni? Non ce l'ho. Ma signora, ma vado in prestito. Però lei, quando non c'ha più il malocchio, vince. Quando non c'ha più il malocchio, vince, diventa miliardaria lei. Ma che il mio giorno fortunato era solo il giorno dopo, il giorno seguente, il sabato. Se passava quel giorno lì, se io non avessi trovato i soldi, se passava quel giorno lì, non avrei più vinto in vita mia. Era solo quel sabato lì il giorno fortunato, ed eravamo venerdì. Signora, le do 2 ore di tempo per trovare i soldi, altrimenti il maestro non fa in tempo a fare tutto quel lavoro che deve fare. Va bene, vedrò cosa posso fare. Poi hanno cominciato, guardi, mi telefonavano ogni 10 minuti. Li ha trovati questi soldi? No, non li ha trovati, ma non vada. Ecco, questo è importante. Ti insegnano loro non dire niente ai figli, non dire niente ai familiari. Non dica niente ai figli, mi raccomando, perché i figli non fanno niente per aiutare i genitori. Vada piuttosto in prestito da un vicino di casa. Tanto domani lei può darne il doppio perché diventa miliardaria. Lei poi che cosa ha deciso di fare? Ha detto che li avrebbe dati, sì, avrebbe fatto questa, sì, lavorazione oppure, sì, no? Sì, certo. Lei ha detto di sì. Dovevamo scoprire tutto, eh. Allora. Allora, ora di sera le ho detto che i soldi li ho trovati. Io ho detto che i soldi li ho trovati. Me li ha dati un vicino, però mi ha dato un assegno. Ah, va bene. Allora mi hanno detto che l'assegno non possono prenderlo, vogliono contanti. E io ho detto, e intanto abbiamo fatto sera, era dopo le 5, e ho detto, ma dove vado a cambiarli? Le banche è chiuse venerdì sera, poi sono passate le 5 ed è venerdì, domani è chiuso perché è sabato. E dove vado a cambiare io l'assegno? E vado ad un negozio di sua fiducia, vediamo se faccio ancora in tempo, ho detto, in realtà mica sono andata, non ho fatto neanche un passo. L'assegno c'era o era tutto fittizio? No, l'ho detto io per vedere dove arrivano, cosa volevano fare. Vabbè, e poi allora ma non avevo l'assegno. Poi chiamiamo fra mezz'ora perché ormai il tempo scade, non so più in tempo a fare tutto il lavoro che devo fare. Allora, chiamato dopo mezz'ora, ho detto sì, me l'ha cambiato un negozio di mia fiducia. Ho qui il contante, poi alla sera sono state messe le telecamere in casa. Io ero tranquilla. Lei era sempre in contatto con Striscia la Notizia? Sempre. Quindi la sera prima della consegna sono venuti quelli di Striscia la Notizia e hanno installato le telecamere in casa? Sì. Noi siamo andati a casa della signora Fosca, abbiamo messo delle telecamere nascoste. Sì. E io ero in uno stanzino, adesso non mi ricordo bene, eravamo comunque in casa della signora Fosca perché dovevamo aspettare che venisse questo corriere. Con dei monitor noi vedevamo quello che stava succedendo nella sala.
Ed ecco finalmente l'uomo di fiducia del maestro Don Nascimento. Ha con sé la busta con l'antimalocchio che deve dare alla signora in cambio di 4 milioni. E le ho detto, è la persona di fiducia di Vanna Marchi? Sì, sono la persona di fiducia. Vabbè, io ho pensato di non pagare, perché per me 4 milioni sono tanti. Oh, signora, io non rispondo, adesso bisogna telefonare in ditta. Telefona in ditta e dice, questa signora non vuole pagare. Mi passa una signora, una certa Stefania Nobile, e dice, sono Stefania, figlia di Vanna Marchi. E io le ho fatto ripetere, figlia di Vanna Marchi, sì, sono figlia di Vanna Marchi. Ho fatto ripetere apposta perché sapevo che era tutto registrato, no? Adesso se lei non paga le mando i carabinieri. Ah sì? Non lo sa, ho detto che io non ho dormito tutta notte. Pensare che 4 milioni per me, che sono una pensionata, sono tanti. Quindi sono arrivata al punto di non pagare. Se lei non ha dormito questa notte, non dormirà più per tutta la sua vita, mi ha detto. E adesso le mando i carabinieri. Allora ho detto, io sono qui a aspettarli. La telefonata è finita lì, sarà durata 2 minuti e lei dice mezz'ora. Questa è la telefonata dall'inizio alla fine. Questa dunque è la telefonata, ed è chiaro che è una telefonata importantissima, perché è quella da cui ha preso inizio e sono partite tutte le indagini. Ed è altrettanto chiaro quindi che questa telefonata viene sottoposta a, vengono ascoltati proprio su questa telefonata tutti coloro che erano presenti, a cominciare dal Corriere, per capirne i toni e il contenuto. E da quello che ho capito la signora Stefania l'ha arrabbiata con la signora perché le aveva detto così, che tutto il giorno prima l'ha chiamato non so quante volte perché voleva sto pacco, e fa, io pago un corriere per venire lì a consegnarlo, e poi insomma se le sono dette dietro fra di loro. Io... Okay, se ne sono dette fra di loro. A quel punto lì sono saltato fuori io con la troupe. Con la troupe, e che cosa è successo? Beh, è successo che ovviamente il Corriere è rimasto un po' di stucco, perché ovviamente non si aspettava, le telecamere di striscia non si aspettava Jimmy Ghione, e c'è stata, diciamo così, uno scambio. Io ho chiesto come mai e quant'altro, e lui diceva, mi sembra che avesse detto che lui non sapeva più di tanto, ecco. Buongiorno, sono Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, buongiorno. Senta, può spiegare anche a noi, alle nostre telecamere, qual è la storia dei 4 milioni? Quali 4 milioni? Dei 4 milioni che avete chiesto alla signora per la magia nera, per togliere questa magia nera. No, ascolti, io non sono il Corriere, non... E io niente, stavo uscendo e mi sono trovato Jimmy Ghione che con tutte le telecamere che mi ha fatto innervosire anche, perché è stato un atteggiamento molto provocatorio. Io, abbastanza una persona abbastanza emotiva, con le telecamere così mi sono trovato un attimino, spiazzato. Il signor Jimmy Ghione col microfono mi spingeva e io, per evitare di cadere, dovevo... Allora lui mi provocò dicendomi non mi metto le mani addosso, allora io ho capito che era tutto una messa in scena, mi sono incavolato e l'ho mandato tutti a quel paese, anche perché quel giorno lì era un sabato che non lavoravo mai, avevo mio fratello all'ospedale che era in prova riservata, quindi avevo... E il Corriere è rimasto di stucco, ha detto lei, e che cosa fa? Beh, di stucco come molti quando saltiamo fuori noi con le telecamere, ovviamente, perché magari questo signore non si aspettava Striscia la Notizia, per cui è chiaro che forse non era contentissimo. Quello che è stato mandato in onda è tutto quello che è successo o che lei conosce siano stati dei tagli? No, su questa assolutamente io non mi ricordo che ci siano stati dei tagli. Se ci sono stati, non sono stati comunque delle parti che possano in qualche modo cambiare il senso, assolutamente. Allora, signor, lei adesso cosa intende fare? Mi dispiace, devo rinunciare, non ce la faccio proprio. Allora, lei rinuncia, io vado dai carabinieri. Va bene. Perché lei, signora, si merita di essere veramente, lei merita tutto il male del mondo, signora. Allora, mi spieghi perché il maestro ha dovuto lavorare... Guardi, io stanotte non ho mai dormito, abbia pazienza. Sì. Ho paura. Io le assicuro, lei non ha dormito stanotte, lei non dorme più, signora. La saluto. Va bene. Diciamo, era una frase di senso compiuto, la minaccia c'è stata e quello è quello che noi abbiamo visto e che hanno sentito. Sì. Le dico solo che sono rimasto, e questo glielo dico anche al Presidente, sono rimasto scioccato dalla, non voglio dire cattiveria, me ne guardo bene perché assolutamente, sono rimasto un attimino basito
dal tono che è stato usato verso una signora anziana che in quel momento lì ha detto: io non voglio più pagare. Ho sentito e ho visto dal monitor questa, diciamo così, mi sono accorto che la telefonata non era tra due amici, ecco. Poi se c'è stata o non c'è stato un taglio iniziale o finale, io questo non me lo ricordo, ma il senso, glielo posso dire, lo dico davanti al Presidente, davanti alla Giura, non era quello. Allora, praticamente il servizio che è stato mandato in onda dalla signora, presso la signora Marcon Fosca, è evidente e chiarissimo che sia stato pianificato nel tempo, perché una troupe non si trova da Cologno o addirittura da Roma, come ha detto il signor Ghione, per magia a casa della persona. Quindi è stata programmata quantomeno una settimana prima. È stato pianificato tutto, è stato fatto in modo che la signora Marcon Fosca, telefonando presso la società Asce per giorni, abbia portato tutti all'esasperazione. Allora è evidente che la telefonata che è andata in onda è montata, ma questo basta guardarla per capirlo. E nel momento in cui il signor Ghione mi risponde a voi dicendo che lui ha bisogno di consultarsi con gli autori, e per quanto mi riguarda, io lavoro in televisione da 27 anni, ero una bambina, io non ho mai sentito che un TG che debba diffondere una notizia abbia bisogno di autori. Gli autori servono quando viene costruita una storia, quando viene fatta una cosa e montata, altrimenti gli autori perdono la loro funzione. Quindi un TG che si avvale di autori vuol dire che è una cosa montata. Se io dico: se mi fai le corna ti ammazzo, ha un senso. Se viene tolto il mi fai le corna e viene mandato in onda ti ammazzo, è una cosa completamente diversa. A Strisce è stato fatto questo. Grazie, chiedo scusa. No, quello che voglio dire, Presidente, è che poi vedete voi. Non è che Striscia Notizia decide: domani faccio un servizio e voglio mandare in galera questo, quello, quell'altra persona. Ecco, questo è giusto che si capisca, perché noi siamo andati a fare un servizio, perché siamo stati contattati, viviamo di segnalazioni e ci siamo mossi, punto. Da lì a dire stasera, io ho 6 anni che faccio Striscia, da lì, cioè non è mai successo una volta che uno parta da casa e dice: oggi voglio fare un servizio e voglio mettere nelle grane questa persona perché ha i capelli grigi piuttosto che rossi, piuttosto che verdi. Ecco, per cui diciamo che tutto ciò che è stato fatto in buona fede. Può andare. Grazie, Presidente. La telefonata è sostanzialmente fedele a quello che è stata la telefonata in realtà? Prego? Quella telefonata che è stata mandata in onda è fedele a quello che è successo nella realtà o ci sono delle parti che magari sono state tagliate, sono state omesse? Quella è la telefonata? Chi dovrebbe avere la telefonata? No, signora, lei non mi deve fare domande. Io sto facendo una domanda. No, signora, io faccio una domanda a lei e lei cortesemente risponda. Non è un dialogo tra di noi, le faccio una domanda e cortesemente mi risponda. Se quella è la telefonata, l'ho già precisato prima, quella è la telefonata, avrà durato 2 minuti, anche se lei dice mezz'ora. 2 minuti ha durato. Allora, vorrei spiegare bene l'accaduto di quel giorno. La telefonata è avvenuta il sabato. Allora, io non ero più alla società, ero uscita dalla società, avevo solo rapporti con le televendite. Avevo compiuto gli anni da poco, i ragazzi del centralino già da tempo mi volevano vedere per farmi gli auguri e per darmi un vaso che ho ancora, un regalo di compleanno. Sono passata dagli uffici per salutare i ragazzi, era un sabato, e mentre parlavo coi ragazzi dei fatti miei, cioè del mio compleanno, ha iniziato questa... che è iniziata per me, che ero lì in quel momento, questa valanga di telefonate da parte di questa signora, che continuava, telefonava, mi mandi il corriere, no non me lo mandi, poi richiamava, sì no me lo mandi, poi richiamava, no dei dubbi non me lo mandi, almeno 20, 30, un continuo. E quindi ho chiesto, ma cosa succede, perché chiama di continuo sta signora, anche perché io comunque in video mantenevo sempre la mia immagine. Sai cosa mi sto rendendo conto, maestro? Lo so da quando sono nata, ma sempre di più, che alla gente piace essere presa per i fondelli.
Gli piace da morire. A voi piace sentirvi dire che siete magre quando pesate 180 kg? Vi piace sentirvi dire che siete belle quando siete delle scaraffe proprio tremende? Vi piace sentirvi dire che vostro marito vi è fedele anche se ne ha 500 fuori? Vi piace vivere in un mondo tutto vostro? Quindi comunque volevo sapere se c'era qualcosa per quanto riguarda un disguido, una cosa. Ero lì e la volevo sapere. E la Beniamino mi ha riassunto questa cosa. Dice, guardi Stefania, è un tormento, è una settimana, 10 giorni che questa signora chiama di continuo. Poi chiama, vuole l'ordine, lo disdice, dice che ha i sensi di colpa e poi non lo vuole, poi non ha dormito. E poi e sta, insomma, riassumendo tutta questa cosa. Ecco, fra le persone che lei ha detto avevano talmente esasperato noi telefonisti che talvolta si poteva effettivamente, può essere capitato che si rispondesse male, non per ottenere soldi, ma perché esasperati. Fra queste persone, che lei sappia o che ricordi, c'è per caso la signora Fosca Marcon? So che aveva chiamato tante volte, quindi questo è poco ma sicuro, perché sentivo abbastanza nel discorso, questa rompe un po', c'era una centralinista, una ragazza che tra l'altro non è stata neanche convocata, diciamo così, che diceva sempre, ma continua a chiamare, continua a chiamare. A un certo punto io, siccome la cosa continuava, ho preso il telefono e mi sono presentata, perché io per abitudine mi firmo e mi presento. Ho detto sono Stefania Nobile, ho chiesto che cosa stesse accadendo, però c'è un particolare. Allora, io che so che cosa è stato detto in quella telefonata, certo che ho detto le auguro tutto il male del mondo, certo che ho detto chissà quante altre volte non dormirà ancora, ma a monte c'è stato un discorso, una conversazione che è durata 3/4 d'ora, nel quale periodo la signora, che non dimentichiamoci che oggi la signora Marcon Fosca fa gli spettacoli nei teatri, ed è ospite in tutte le trasmissioni come la persona delegata a scoprire le truffe di Vanna Marchi. Quindi la signora Marcon Fosca ha operato sotto una regia che ha fatto la puntata. Quindi se di una telefonata durata 3/4 d'ora ne estrapoliamo 3 frasi, è chiaro che gli attribuiamo il senso che vogliamo. Allora io non sono oggi qui a dire di aver trattato coi guanti la signora Marcon Fosca, perché direi una grande bugia. Una cosa è certa, sono stata calma e paziente come è mia abitudine, anche se vengo dipinta un mostro, ma in realtà è mia abitudine parlare molto civilmente. Dopo mezz'ora, 40 minuti di tiritela e di lei non ha una coscienza, lei mi vuole costringere, lo dica che lei mi vuole costringere, lei vuole i miei soldi, lo dica che lei vuole... Tutto questo non viene mandato in onda. Tutto il truffatori, Gentaglia, tutto quello di cui veniamo accusati prima non c'è. Quindi quando la signora mi dice, lei lo sa che stanotte io non ho dormito? Io ho risposto, signora sa quante volte io non dormo? Questo non c'è. Loro mettono solo e chissà quante altre volte non dormirà, ma è un modo di dire, che ripeto ancora, ma a monte c'è un discorso, così come quando dico le auguro tutto il male del mondo. Andiamo a sentire che cosa mi ha augurato la signora Marcon Fosca, che in 40 minuti, 45 di offese me ne ha dette di tutti i colori, a me, a mia madre, a Don Nascimento, ai ragazzi e a tutto il resto, con una regia di Antonio Ricci in casa, sapendo che le puntate di Striscia la Notizia in quel periodo hanno ottenuto il massimo degli ascolti, facendo 12 milioni di telespettatori per 15 mesi consecutivi. Ci dà le generalità. Antonio Ricci, nato il 26 giugno 1950, autore televisivo. Dove è nato? Ad Albenga, Savona. Per quanto riguarda la telefonata, venne registrata nel corso appunto del servizio che poi mandammo in onda, e se non anticipo niente, ma penso di sapere dove si vuole arrivare, nella prima fu montata la telefonata,
ci fu un taglio di 8 secondi, un taglio tecnico dove la signora Marcon semplicemente ripeteva sono una pensionata due volte, mi sembra. Quando ci fu la contestazione che la telefonata durava tre quarti d'ora, mezz'ora, noi mandammo in trasmissione la versione completa. Un attimo. Sì. Signora? Sì? Ascolti, io sono Stefania Marchi, signora. Allora. La figlia di Ivana Marchi. Sono la figlia di Ivana Marchi. Sì, la sua conosco. Telefonata è iniziata ieri mattina, signora. Lo so. Ha tenuto impegnati tutti, signore maestro. Ah, ma non l'ho mica detto ieri io. Ieri mattina sì. Adesso. Sì. Allora. Mica detto io di chiamarmi, eh? Allora, signora, lei adesso cosa intende fare? Mi dispiace, devo rinunciare, non ce la faccio proprio. Allora, lei rinunci, io vado dai carabinieri. Va bene. Va bene. Perché lei, signora, si merita di essere veramente. Lei merita tutto il male del mondo, signora. Perché quando la segretaria. Allora, è lei che mi attacca la magia nera. Quando la segretaria ieri sera le ha detto mi dica, perché se non lo vuole me lo dica, sì. Lei ha detto lo voglio. Allora, mi spieghi perché il maestro ha dovuto lavorare... Guardi, io stanotte non ho mai dormito, abbi pazienza. Sì. Ho paura. Ho paura a buttare via, io vivo di pensione, sa? Lei ha paura. Ecco. E quindi è giusto che... E quindi io devo aspettare... Giorni e due notti per lei, signora? È giusto che io smeni la mia pensione di 4 mesi? Bene, allora lei, signora, mandi via il corriere, io le assicuro, lei non ha dormito stanotte, lei non dorme più, signora. La saluto. Va bene. Quindi oggi voi sareste in grado di produrre non il testo rappresentato in video, ma il video con l'intera telefonata? Assolutamente, non solo siamo in grado di proporlo, lo abbiamo già proposto in trasmissione, l'abbiamo fatto vedere. È stato ripercorso fedelmente tutto quello che è successo, anche perché noi lì eravamo a testimoniare quello che succedeva e nient'altro. Ricorda, ecco, la durata della telefonata con... L'ultima? Sì, l'ultima telefonata. 2 minuti. Quanto? 2 minuti. 2 minuti, più o meno. Sì, più o meno. Ma mai più mezz'ora, come dice lei, assolutamente. Assolutamente. Non mezz'ora. Assolutamente non sono i tre, quando ho sentito della telefonata di tre quarti d'ora è impossibile. Non c'è stata una telefonata durata tre quarti d'ora? Assolutamente, ma penso che sia facilmente controllabile anche con i tabulati telefonici. Non ho altre domande. Ma è perfetta, cioè si vede perfettamente quanto dura, ci sono proprio le camere, è impossibile il taglio. Grazie. Ho fatto 12 milioni di telespettatori su me e la Marcon Fosca e oggi vengo dipinta al mostro che vengo dipinta a fronte di un le auguro tutto il male del mondo. 15 mesi di bombardamento. Lei oggi ci ha detto che la signora Stefania Nobile le avrebbe intimato se non ci paga chiamiamo i carabinieri. Sì. È sicura che non abbia detto se non la smette chiamiamo i carabinieri? Ma per l'amor di Dio, sono sicura con me. Sicurissima. Guarda, sicurissima. Lei ha detto che mandava i carabinieri, poi io ho detto abbia pazienza, ma guardi, queste cose le ho registrate nella memoria. No, ma tanto sono registrate nella cassetta più nella memoria. Dica, dica che cosa. Ho detto abbia pazienza, non ho dormito tutta notte per pensare a questi soldi. 4 milioni per me sono tanti che sono una pensionata. E ho deciso di non spendere, di non tentare più. E allora mi ha detto se non ha dormito stanotte non dormirà mai più in vita sua. E adesso le mando i carabinieri, ma ha ripetuto. E io ho detto, sono qui a aspettarli. Finita per te. E nel frattempo non ha detto, se non vuole non faccia l'acquisto, non li prende. No. Va bene, allora può andare, a posto. Può andare. Grazie. Prego. Con la mazurka di periferia, ti viene la voglia di fare l'amor. Dai! Allora io non mi stupisco delle persone che oggi, in quest'aula, vengono a dire che sono state intimidite da me, non fanno altro che riportare il lavaggio mentale mediatico di cui sono state oggetto in tutto questo tempo, perché oggi è l'anniversario del mio arresto, e questo mi permetta di dirlo, sono 4 anni, 4 anni fa io sono stata arrestata sulla base di una telefonata della signora Marcon Fosca che dice essere stata maltrattata da me, da povera persona anziana che oggi fa le serate pagata
nei vari teatri del mondo. La signora Marcon Fosca oggi ha un book. Signora, lei è stata arrestata con un'ordinanza di 100 pagine. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Chiedo scusa, signor Presidente. Mi dispiace di alzare la voce, non è mia intenzione, però siccome oggi, ripeto, è il mio anniversario di arresto, ecco, e sono stata arrestata principalmente sulla base di questo, io vorrei dire che le persone che oggi mi accusano, io le capisco. Ecco, questo mi sentivo di dire. Passiamo d'ora ad esaminare le altre prove a carico di Vanna Marchi e Stefania Nobile, ascoltando tutti coloro che, secondo l'accusa, sono stati truffati, ingannati nei loro sogni e speranze attraverso queste televendite. Allora, signori, avete una domanda da fare al maestro per quanto riguarda la vostra famiglia? Vi piacerebbe che la vostra famiglia fosse serena, che vostro marito non urlasse più dentro casa, ma che fosse una persona socievole, normale, gentile? Chiamate il maestro, magari lui qualcosa può fare. Buongiorno! Allora, questo è stato il periodo più di M che c'è stato nella storia della, della vita, eh? E poi cioè, bisogna stare attenti. Il periodo più di M, cosa vuoi, più di merda? Più di, ecco. Ho capito. La gente ci chiama dicendo non abbiamo una lira, siamo nella M. Merda! Dovete aiutarci, tutti, della mattina alla sera. Allora, signori, il maestro ha deciso appunto di fare questa diretta per voi, dandovi la possibilità di avere dei numeri fortunati che il maestro vi prepara, ricerca sulla vostra data di nascita ovviamente, e ve li regala. Allora, io ho telefonato il giugno del 2000, sì, per avere dei numeri, perché mio marito era disoccupato, mi trovavo in una certa situazione economica e quindi, sentendo questa trasmissione già da un po', ho chiamato appunto così. Con chi parlava lei? Ma mi ha detto che era la segretaria del maestro, che il maestro doveva poi darmi i numeri esatti per giocare. Lei ha acquistato questi numeri? Me li hanno mandati, li ha ricevuti una mia vicina di casa. Perché una sua vicina di casa e non lei? Perché non volevo che mio marito venisse a sapere di questa cosa. Di questa cosa, ecco. Ha giocato questi numeri? Ho giocato questi numeri per più di 3 mesi, però senza nessun risultato. E che ha fatto quindi? Allora io ho richiamato e ha risposto un ragazzo dicendomi che avrebbe chiesto al maestro come mai questi numeri non uscivano, e dopo avermi messo in attesa mi ha detto che c'era qualcosa che non andava e che avrei dovuto fare un lavoro per togliere della negatività, perché fino a quando c'era questa negatività non potevo, no, i numeri non uscivano, quindi non potevo avere la vincita, e il primo lavoro mi è costato, veniva a costare 500.000 lire, e dopo un paio di giorni mi hanno mandato del sale, dei lumini. Ci spiega un po' come doveva utilizzare il sale, i lumini, tutta questa il roba? Il sale qua lo dovevo mettere in un bicchiere di acqua e chiuso nell'armadio per 7 giorni, al, sì, buio, mentre i lumini li dovevo accendere soprattutto al venerdì sera, dalle 6, dopo le 6. Ho continuato a giocare di nuovo. No. Non ha mai vinto niente. Va bene, lei che cosa fa? Io richiamo. Allora, io vorrei ricordarvi una cosa. Alcuni di voi parleranno in diretta, mentre tutte le altre persone che non avranno la comunicazione in diretta col maestro parlerete dopo, ma di persona al telefono, lui e voi, è un'altra cosa, giusto? Giusto. E mi dice che c'è una negatività che purtroppo bisogna togliere, perché in poche parole era stato fatto una fattura da parte di una donna sulla mia famiglia, per cui se io lasciavo stare le cose come erano poteva succedere delle disgrazie, anche una morte.
E si, mi dice soprattutto perché io gli avevo spiegato nel frattempo che io avevo un marito che era a casa, disoccupato, avevo due bambini piccoli, e questa mi mette davanti che c'è una morte soprattutto ai bambini, perché i bambini sono quelli che quando vengono fatte delle fatture sono quelli che ci vanno più di mezzo. Io le ho chiesto cosa veniva a costare e lei mi ha detto che tra una cosa e l'altra il lavoro veniva a costare sui 15 milioni. Io a quel punto non sapevo cosa rispondere e siamo stati lì un po', mi ha dato anche un po' da pensare, mi ha detto ci pensi sopra perché guardi che cosa sono 15 milioni confronto alla vita delle persone. No, cosa vuole? Non vorrà mica che un domani si pente di non aver pagato dei soldi per poi trovarsi la sorpresa di non avere più magari un figlio o un marito, perché poteva succedere qualcosa anche a mio marito. Era detto espressamente che avrebbe potuto recedere dal contratto se avesse voluto? Sì. E come mai non ha inteso recedere dal contratto? Era soddisfatta degli acquisti precedenti? Ma io praticamente quello che ho fatto l'ho fatto perché mi si è messa davanti una morte, e davanti a una morte da dei figli io ho fatto, cioè stavo cercando di fare quello che mi era stato detto. Quanto ha pagato lei? Io ho pagato dai 35 ai 40 milioni. E guardi, ho finito di pagare qualche giorno prima che venissero scoperti, e piangendo disperatamente, dicendo che non avevo più niente, perché ormai mi avevano portato via tutto, non avevo quasi più i soldi neanche a dare da mangiare ai miei figli, questa persona mi ha chiesto ancora 13 milioni. Lei ha parlato sempre solo con telefoniste o le è capitato qualche volta di parlare con la signora Nobile o con la signora Marchi o con qualcun altro? Una volta con la signora Nobile. Io l'ho chiamata dicendo che ero molto disperata per la situazione che mi trovavo, perché era ormai quasi un anno che andava avanti sta storia, che avevo perso quasi tutto, e lei mi ha risposto che questi qui non erano dei grossi problemi, e che dovevo, i problemi grossi erano quelli quando una persona si trova in un letto d'ospedale che ha un brutto male e che non c'è più niente da fare. Questa è stata la sua risposta che mi ha dato. Sì. Lei da dove prendeva questi soldi? Io questi soldi li prendevo perché sono morti i miei genitori. Forse e praticamente sono diventata in possesso dell'eredità dei miei genitori. Senta, in seguito a questa vicenda, lei ha avuto conseguenze di tipo... Sì. Dica. Sì, sono dovuta andare da una psichiatra. E cos'è successo? È successo che io praticamente ero arrivata quasi al suicidio. Dove era in cura? Se lo ricorda? Ero in cura... L'azienda ospedaliera Sant'Anna, sì, Vascotto, Marito, dottoressa Vascotto, Dipartimento di Salute Mentale. Vascotto, sì. Sono desideri di felicità. Signora, che lavoro fa lei? Impiegata. Impiegata. E che titolo di studio ha? Terza media. Qual è la sua condizione di vita familiare? Vive sono da sola? No, sono sposata, due figli. Sposati a due figli? Niente, è successo che un giorno era a casa in malattia, da sola, passavo queste TV private e mi trovavo comunque sempre, però ho visto questa trasmissione dei numeri al lotto. Puntando 1000 lire! Quaterna fissa, ruota fissa. Andate al botteghino il mercoledì e il sabato per 4 volte consecutive. Allora, potete vincere 80 milioni il mercoledì, 80 milioni il sabato, di nuovo 80 il mercoledì, di nuovo 80 il sabato. Totalizzate, sono 320 milioni. Se non telefonate, siete dei grossi coglioni. Perché la vita si può cambiare. L'importante è volere. Volere è potere.
volere e potere. Quindi, da partire da questo momento, voi avete 5 minuti secchi per prenotare allo 0267744 i vostri numeri fortunati regalati. Allora, essendo il numero all'otto, io insomma qualche volta ci gioco, vedevo che faceva tutta sta fortuna, che vincevano, che facevano sentire telefonate, che avevano fatto terne, quaterne, tutte queste cose. Io ho avuto una grossa vincita, e che vabbè, preferisco non dire, comunque veramente molti soldi, cosa che per me è veramente incredibile perché non sono mai stato fortunato al gioco. E quindi niente, io non devo far altro che ringraziare moltissimo Vanna Marchi e la sua trasmissione. Mi chiamo Rita, ho una bambina di 2 anni e sono a casa da 2 anni da lavoro, perché avendo avuto questa bambina non posso più lavorare. E ho vinto 27 milioni e mezzo. Allora ho deciso di telefonare e ho lasciato il mio numero di telefono, perché loro mi dicevano di richiamare, che richiamavano loro. E per acquistare una busta, io pensavo una busta a 100.000 lire. Dopodiché mi hanno richiamato e mi hanno detto, non mi ricordo dopo quanto mi hanno richiamato, mi hanno detto va bene, le spediamo a casa questa busta. Le è arrivata la busta? Mi è arrivato un pacchetto, il cartone con del polistirolo. Come le è arrivato questo pacchetto? Per posta? Postale, sì. Che cosa c'era al suo interno? C'era il sale grosso. Sì. Poi, se mi ricordo bene, dei rametti di... E c'era una lettera che quella mi ha un po' incuriosito, dove c'era scritto esattamente, prima di giocare i numeri, perché erano 4 numeri messi scritti con la macchina, telefonare a questo numero. Io non ho chiamato, questi numeri me li sono tenuti, li ho giocati un po' e boh, finita lì. Non sono mai usciti in tutte le maniere, l'ho giocati, ma non... Non sono mai uscito. Senta, e di quegli altri oggetti che erano in questo pacchetto, il sale, i bastoncini, che uso ne ha fatto? Ho dovuto buttarli perché il pacchetto l'ho ritirato io, che mio marito non lo sapeva. Per cui ho buttato via tutto, nascosto tutto, ho tenuto la busta e basta. Ha buttato tutto quanto? Sì. Ha giocato i numeri all'otto? Ho giocato i numeri all'otto per un mese circa. Niente, non succedeva assolutamente niente. Dopo, intanto questa televisione comunque andava avanti, vedevamo sempre queste TV private loro che continuavano a dire che vincevano, che non vincevano. Allora mi sono messa d'accordo con la mia amica e ho detto dai, prova a chiedergli te un altro pacchetto, nome tuo però, perché a casa non potevo più farlo arrivare. Allora l'ha spedito, ha chiamato lei, si è fatto arrivare il pacchetto, idem, stessa cosa, niente, non sono usciti niente. Dopo 4 mesi circa, una sera arrivo a casa dal lavoro e niente, mi suona il telefono e rispondo e mi dice buongiorno signora, una voce di donna, buongiorno signora, sono della ditta Sce, volevo dirle che il Don Escimento, la sognale, è venuto in sogno stanotte, l'ha sognata, che vinceva più di 500 milioni, però deve acquistare una busta per 300.000 lire, gliela spedisco? Quando lei ha detto gliela spedisco, io già ero lì che dicevo, ma cosa sta dicendo questo? Gli dico, guardi, mi spiace, ma dica al signor Don Escimento che non sa neanche che faccia ho, per cui non può avermi sognata. Punto primo. Punto secondo, gli ho detto, la busta che mi avete mandato, io ho giocato i numeri e non sono mai usciti. Per cui di non prendermi in giro. La signorina di là si è un po' irritata perché sento che risponde male, io sono stata zitta, non ho messo giù la cornetta. Allora lei, c'aveva qualcuno vicino, si è girata il video con qualcuno e gli ha detto, oh, questa non ha boccato. Va bene, no, può andare a posto. Grazie. I sogni son desideri di Lei vedeva le trasmissioni di Vanna Marchi in televisione? Sì. E quando le vedeva? Quando ha iniziato a vederle? In quel tempo lì stavo con mio figlio che aspettava l'asilo comunale e io stavo a casa, non avevo niente a fare, guardavo tutto il giorno la televisione e ho scoperto che, siccome non lavoravo in quel tempo lì, ho scoperto che se vince l'otto potevo... giocare e vince qualcosa. E poteva vincere qualcosa. Tutto il problema della vita è dunque questo.
come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri. Cesare Pavese. Io non voglio sentire più nessuno che si lamenta della mattina alla sera, perché prima di tutto non è colpa di Vanna Marchi e non è colpa mia, che giusto? Cosa? È colpa di chi? Che loro siano messi male. Ah no, è colpa mia o colpa no. tua? Sei te che alza i prezzi, sei te che prende il prezzo e i soldi della Telecom, no. della Enel. No, no. Allora. E allora ha telefonato al numero sì, che ha visto in sì. televisione? Sì. Con chi ha parlato? Un signore mi ha risposto. E lui che cosa gli ha detto, questo signore che le ha risposto? Sì, però entro stasera bisogna che vengo a ritirare 350.000 lire per avere questi numeri fortunati. Lei ha giocato questi numeri? Sì, subito. Ha vinto? No, mai. Non ha mai vinto? Per un po' di tempo ho continuato a giocare, è venuto 3 volte una signora una volta, 2 volte due signori a prendere i soldi. Ma lei quindi ogni volta lei pagava 350.000 lire? Sì. Poi l'ultima volta mi ricordo bene che era 3.500.000. Come si è arrivati ai 3.500.000 lire? Sì, perché me l'ha detto al telefono, ho parlato con questa signora, ha detto sì, io più spendi di più vincerò sicuramente. Io ho avuto questa tentazione, ho giocato. Da 350.000 lire a 3 milioni e mezzo c'è una bella differenza. Lei ha chiesto perché devo pagare tutti questi soldi? Sì, perché prima mi ha detto che deve spostare un po' di negativi, perché mio marito deve, prima o poi andrà con un'altra donna, poi mio figlio starà male e prima bisogna fare questo lavoro, costerà questa cifra per spostare un po' le cose, le negative. Poi ha detto dopo che pago questo 3.500.000 potrei vincere quando ho spostato tutti i negativi. Lei ha un conto in banca qui in Italia o no? A quel tempo lì avevo il conto, poi quando ho versato tutti i soldi io ho chiuso il conto perché non voleva che scoperto mio marito. Non voleva che suo marito sì. lo scoprisse. E lei ha mai parlato al telefono con Vanna Marchi o sì, con Stefania Nobile? Sì, era una mattina presto, io cercavo questo signore, un signore che mi parlava sempre di quel numero fortunati e lei mi ha detto no, quel signore lì è andato in malattia per qualche giorno, mi ha detto che non dovevo chiamare la mattina presto così perché l'ho disturbato e basta. Poi ha attaccato telefono. E le ha attaccato il telefono in faccia. Ieri ha chiamato una scema, dice, perché sai di scemi ne chiamano tanti, cioè non è che chiamano solo persone furbe e intelligenti. E allora mi fa, sa, io avevo intenzione di prendere i numeri del maestro, però poi dopo sono obbligato a venire a testimoniare. Dico, ma perché non va a quel paese, signore? Vada a farsi una doccia fredda nel cranio! Pam! Che lavoro fa? Che attività svolge? Io adesso sono pensionata. Avevo un negozio allora. Di che tipo? Generi alimentari. Ci può dire che titolo di studio ha? Io, la mia età, c'era solo le medie. Fino alla licenza media? Sì. E la sua situazione familiare ce la può dire? La mia situazione, ho chiamato appunto queste signore perché non andava bene allora. Ho visto tutti e tre proprio sotto Natale, un po' di tempo prima. E tutti e tre chi, scusi? Tutte e tre, la signora Marchi, sua figlia e il maestro. No. Il maestro è Don Nascimento. Sì, 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 sì. E che cosa vedeva in televisione? Che cosa facevano? Facevano ancora del reclame per l'otto, poi anche vendevano della roba allora, non mi ricordo più, io le ho chiamate per altro, non mi interessava comprare quello che facevano vedere. E per quale ragione li ha chiamati? Perché avevo bisogno, il mio negozio non andava bene, mio marito era morto da poco tempo, avevo preso un esaurimento che non finiva più e loro mi hanno, ce l'ho addosso ancora adesso l'esaurimento, non mi sono più tirata fuori. E no, li ha chiamati, no. Scusi un attimo, li ha chiamati per chiedere che tipo per di per chiedere cose. Aiuto, cosa potevo fare, perché non andava bene il lavoro. No. E questo signore che mi ha risposto mi ha detto che in casa mia c'era una negatività, c'era un disastro e vicino a casa mia c'era una persona la quale mi stava facendo del male.
E poi dopo mi ha passato la signorina, la signora, la figlia. Che cosa le dice la Stefania Nobile e che cosa le propone e le chiede? Mi ha detto, mi dia 6 milioni perché alla sua famiglia già doveva essere successo l'incidente ai suoi figli. I miei figli allora andavano avanti e indietro a Milano a lavorare, da su, dico qua mi succede qualcosa che non va. E il giorno dopo mi diceva che erano state loro a evitare l'incidente, ma se non pagava le succedeva l'incidente. Lei ha richiamato a distanza di un po' di tempo, sì, quanto di tempo? È in 15-20 giorni. Ancora la signora qua che mi ha chiesto 10 milioni, 10 milioni, e gli ho detto guarda io non posso, già sono rovinata, figuriamoci, vado avanti così. La ho telefonato sarebbe... perché ho bisogno, le do 10 milioni a lei, non ho, cosa faccio? La signora chi sarebbe, scusi? La signora, la figlia. La Stefania Nobile. Sì. E in quel momento le ho detto, mi faccia parlare col maestro, aspetti un momento, glielo passo. Me l'ha passato. Gli ho detto, guarda, maestro, io non posso pagare. Se proprio proprio la cosa va male, glieli manderò poco alla volta. E infatti gli ho dato 3 milioni e ero d'accordo di mandargliene ancora altri. Praticamente io il totale erano 16 milioni che ci ho dato. Questi soldi come li ha consegnati? Sempre in contanti? Sempre in contanti. Li andava a prelevare in banca? No, in posta, perché, ma non sono miei perché non ne avevo dovuto, ho dovuto chiedere l'elemosina. Ecco. Tutte testimonianze drammatiche, ma attenzione a non scambiare per ingenua stupidità quello che può essere un momento di solitudine, di difficoltà affettiva ed economica, e può capitare a tutti noi e ci può trasportare come dei bambini fuori dalla realtà. Quindi mi raccomando, molto rispetto per tutte queste vittime che sono cadute in questa trappola dei sogni. Noi per stasera abbiamo terminato, ma prima io vi saluto e vi voglio salutare con un documentario, un documento riscovato negli archivi RAI che riguarda Vanna Marchi, la vera protagonista di questo processo, un personaggio discusso, discutibile, ma assolutamente da conoscere. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo e vi ricordo che sabato prossimo, per motivi di campagna elettorale, ci sarà, cioè una tribuna elettorale, andremo in onda più tardi, intorno a mezzanotte. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre sulla Terza Rete. Arrivederci. Mia mamma era purtroppo perché è morta 2 anni fa, ed è morta, sono quasi 3 anni a dire il vero, ed è morta per colpa delle persone che mi hanno fatto tanto male. E prima un infarto, poi 2, poi 3 e poi mia madre è morta. Quindi io dissi ad una persona che è stato il primo artefice della rovina di Vanna Marchi, chiamavano rovina di quei tempi perché come vedete Vanna Marchi non è rovinata, e dissi lei ha fatto morire mia madre, io farò morire lei. E lui mi disse ma lei è pazza, dico lo so che sono pazza, io sono pazza, sì, sono pazza, veramente. E evidentemente Dio mi ascoltò. E infatti è morto. Non è morto soltanto lui. Sono già morti più di una persona. Non...